L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori è in te Biochemistry Evolution. Nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie. Difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie, oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Ed eccoci puntuali ad un altro appuntamento con il nostro 60 News. Noi la sera incontriamo persone diverse, argomenti differenti ogni sera, e questa sera ne discutevo poco prima di andare in onda con la regia, nel senso con i colleghi anche. Mi pare che nel corso di tutti questi anni, sono tantissimi, di programmazione 60 News, poche volte, perché non sono un programma sportivo ovviamente, ma anche di sport se ne è occupato in passato, però parlare di due ruote mi sembra mai o forse una un paio di volte al massimo. E questa sera c'è proprio venuta voglia di parlare della bellezza, della passione, degli effetti benefici delle due ruote, anche perché siamo in piena primavera, alle porte dell'estate, quindi della libertà, anche grazie adesso, diciamo così, alla minor oppressione del Covid, quindi possiamo un attimino frequentare anche le nostre strade su due ruote anche e godere ovviamente degli effetti benefici della bicicletta. E non volevamo una persona qualunque per parlarne, anche perché approfitteremo, dato che il tempo c'è, per parlarne a 360 gradi, ciclismo amatoriale, professionistico, come si diventa ciclisti, eccetera, eccetera, sono tante e tali le domande. Abbiamo scelto, diciamo così, una figura apicale che vede inquadrata in questo momento, calabrese, ma un tecnico nazionale del ciclismo, il professor Salvatore Mazzei. Buonasera, è enorme piacere averla con noi questa sera. Grazie professore. Senta, io devo anche confidare la nostra gente a casa che il gancio c'è eclatante del Giro d'Italia in pieno svolgimento, perché da lì parte e tutto. Però vorrei proprio da lì cominciare, perché continuiamo a chiamarlo Giro d'Italia, professor Mazzei, quando gira poco per il sud di anno in anno, e piuttosto al centro e al nord, e magari anche, come spesso accade in questi ultimi anni, per i vari paesi europei? Sì, questo è verissimo, ma la cosa che mi fa stare veramente male è il fatto che hanno tolto anche la Sicilia, la Sardegna, diciamo che la Calabria bene o male è stata toccata sempre molto poco, però negli ultimi anni in pratica mi rendo conto che effettivamente sta diventando sempre peggio, e questo comunque sicuramente il problema viene
dai comuni, dalla regione stessa, che effettivamente non si è fatto carico magari di divulgare e di premiare questo tipo di attività che in altre regioni purtroppo viene fatto. E non vanno a investire diciamo sul materiale umano, in questo caso figuriamoci se possono dare svariati milioni di euro per quanto riguarda poi il civismo, che sono sport innovi, che sappiamo tutti. Ma se fosse stato il calcio, allora tutto quanto lineare, tutto corre tranquillamente senza nessun problema, però purtroppo col ciclismo abbiamo questa grossa difficoltà. Professore, glielo dico in corsa d'opera, mentre siamo in onda, ecco se si può rimettere le cuffie, perché prima era sicuramente meglio la connessione, quindi anche la prestazione, si sentiva anche meglio, quindi magari se nel frattempo riesce a farlo può farlo. Io intanto vado avanti e le dico un'altra cosa che un po' mi suona subito con una stortura e che vorrei mettere come priorità, ecco, nella nostra conversazione questa sera. Ecco, sono sparite anche le grandi classiche, ecco perfetto, la ringrazio, le grandi classiche del ciclismo in Calabria, no? Eravamo abituati fino a 10-15 anni fa, adesso non so, anzi quasi ogni paesino aveva la sua classica, no? Ogni distretto, ogni comprensorio aveva la sua corsetta primaverile, estiva soprattutto, che era un autentico volano anche di pubblicità per la disciplina sportiva. Che fine hanno fatto? Perché sono completamente andate via. Sono sparite completamente, sono sparite già dal punto di vista dei comuni, come le dicevo prima. E poi c'era anche una bella manifestazione che si faceva dal punto di vista anche promozionale per i neoprofessionisti, ed era il Giro del Sole. E purtroppo queste sono venute meno, e venendo meno queste manifestazioni, logicamente la gente, soprattutto i ragazzini, si avvicinano pure meno all'attività sportiva, in questo caso al ciclismo. Io magari non ho tutta questa difficoltà a reperire magari i ragazzi, solo per un semplice motivo: essendo un insegnante di educazione fisica, lavoro in una scuola, sono il vicepresidente di una scuola per cui di 1500 alunni, io riesco ogni anno a prendere 10-12 elementi per poterli portare poi al ciclismo. Solo che in pratica, non potendo averne di più, perché non ci sono le possibilità, in quanto non abbiamo tanti sponsor. Se lei pensa soltanto che noi abbiamo preso uno sponsor proprio dove si sta vedendo adesso in televisione, nelle Marche. Il nostro club si chiama Team Mazzei Club Corridonia, quindi per trovare uno sponsor, per darci la possibilità di correre, siamo dovuti diciamo sbarcare nelle Marche, abbiamo fatto 700 km, che poi è stato un caso come è diventato il nostro sponsor ufficiale. Il che è tutto dire. Ecco, ma professore, non sarà magari, beh sì, lei ha enormi facilità, però è bene che anche la gente si avvicini da soli, i ragazzi si avvicinino da soli allo sport. E come possono farlo? Ovviamente appassionandosi, vedendosi passare i girini davanti, che insomma suscita sempre quell'emozione grossissima. Io proprio così mi sono appassionato da piccolo, vedendo, ecco, passare le maglie rosa, ecco così, nei miei, perché una volta questo succede, una volta era possibile anche davanti a casa propria vedere passare il Giro d'Italia, cosa che abbiamo detto già, insomma adesso è una prerogativa sparita. Ma non sarà, ecco, le dicevo, magari tutta questa burocrazia, perché mi pare che una volta bastava un attimino avvertire il comandante dei vigili urbani o magari il comandante della stazione dei carabinieri e poco altro c'è da fare. Adesso c'è la burocrazia pazzesca per fare un giro. Era abbastanza snella precedentemente, quindi con solo due o tre mosse si faceva tranquillo e si organizzava. Adesso è diventata, poi col fatto del Covid, ancora peggio. Ma per cui, se prima non ce n'erano ancora, diciamo, adesso nessuno ha nemmeno voglia di farlo, questa è la verità. Sì, sicurezza purtroppo qui, sicurezza là, le strade che sono diventate molto più pericolose, eccetera, eccetera. E quindi vengono a mancare, in questi ultimi anni ci sono mancate anche tantissimo le grandi rivalità, è vero professore? Un po' come negli altri sport siamo abituati, ecco, un po' frequentemente in tutte le altre discipline a vedere l'uno contro l'altro, il top player contro quell'altro top player. Nel ciclismo queste cose sono venute meno e ci siamo anche cresciuti in questa maniera, con le leggendarie, insomma, i leggendari duelli. Certo. Diciamo che la cosa che più mi rattrista è il fatto che avrei voluto che, in pratica, così come c'è stato Bartali e Coppi, così come Moser e Saronni, avrei voluto che ci fossero anche vari nelle nuove leve, diciamo da patriota in pratica italiano,
E quindi avrei voluto avere due italiani che si confrontassero, logicamente sempre nel rispetto di determinate regole. Invece purtroppo negli ultimi anni c'è stato anche vari, diciamo, un dualismo tipo Ecedal Rodriguez, che non sono sicuramente italiani, però che negli ultimi anni in pratica hanno dato un tocco, un colore, ma anche al Giro d'Italia. Diciamo, c'è da parte nostra, visto il grosso problema che ha avuto, l'infortunio che ha avuto Annibali, spero che possa fare bene soprattutto alla fine della terza settimana, perché diciamo che la gara, il Giro d'Italia, si svolge là, in pratica dopo il quindicesimo giorno, l'ultima settimana, oltre ad essere dura, è tutto l'accumulo in pratica di quella fatica che c'è, per cui magari chi ha più possibilità poi si mette in luce tranquillamente, quindi è sempre nell'ultima settimana. Purtroppo, ripeto, il dualismo è bello quando soprattutto è sano, però purtroppo a livello italiano avrei preferito più che magari a livello diciamo di estero, perché ultimamente in pratica ci sono tantissimi diciamo ragazzi che vengono fuori, non ultimo anche il nostro Betty Hall oppure Cicconi, che sono comunque dei ragazzi validi, soprattutto che vanno bene anche in montagna, purtroppo però non sempre riescono a essere competitivi con altri italiani. Questa passione nella passione nasce dal mitico duello Coppi-Bartali. Allora godiamo anche con l'occhio di immagini storiche e andiamo a vedere qualche minuto quel leggendario duello. La rivalità Coppi-Bartali ebbe il suo apice nel 1949. In quell'anno la stella di Fausto brillò assoluta e accecante sul mondo delle due ruote. Milano-Sanremo, Giro di Lombardia, Campionato Italiano, Giro d'Italia, Giro di Francia. Il mito di Coppi superò i confini più lontani e tutti, ma proprio tutti da allora, lo chiamarono il campionissimo. Sì, penso che durante il periodo di Coppi, di Bartali, comunque prendiamo in esame l'immediato dopoguerra, le imprese 48, 49, 52. Il ciclismo era uno sport importantissimo per i giornali. La televisione era ancora da venire, ci sarebbe stata ai mondiali del 53, mi pare, a Lugano, per quanto riguarda Coppi. E quindi il tifoso, la gente, diciamo, doveva metterci molto di fantasia. Aveva la radio e aveva i giornali. E i giornali spedivano, oltre agli inviati ovviamente esperti di ciclismo, spedivano le cosiddette grandi firme, cioè le penne del colore, quindi abbiamo Alfonso Gatto, Pratolini, Buzzati, Anna Maria Ortese e prima ancora Roghi. Forse c'è anche una spiegazione storica, ed è che il calcio praticamente non esisteva, o era morto col grande Torino nel 49 e comunque non aveva sbocchi europei perché non esistevano ancora le grandi coppe dei campioni, eccetera. Quindi io penso che l'Italia di allora, l'Italia uscita poi così male dalla guerra, aveva per consolarsi e per sperare le pedalate dei ciclisti e i pugni dei pugili. Professore Mazzei, erano tempi in cui non imperava, anzi credo che Mabbia ha mai imperato il dio denaro nel ciclismo, anche oggi, anche se insomma l'evoluzione è stata tanta anche in questa disciplina, e forse per questa ragione insomma il ciclismo per certi versi si è salvato, invece vediamo che nelle altre discipline sportive, nel calcio in maniera eclatante, quasi tutte le società sono in deficit, però paradossalmente è proprio quella disciplina in cui il sacrificio è maggiore, perché qui non si va in campo, tra virgolette, un'ora, un'ora e mezza, ma si sta 5, 6 ore, 8 ore in sella, sotto la pioggia, in mezzo alla neve, e chi ha più ne metta. Perché solo chi ama magari ha imborcato la bici si rende conto effettivamente dello sforzo e di quello che prova un ciclista, soprattutto quando scala delle montagne per poi scendere, soprattutto così come si sta vedendo in televisione adesso, dove ci sono 3-4 gradi, per cui accaldati della salita, comunque sempre freddoliti, ma nello stesso tempo una volta che scendono sono congelati. E nonostante tutto loro continuano a pedalare. Se facciamo il parallelo già con lo sport, per esempio col calcio,
qua cadono a 60, 70, 80 km orari e si rialzano. Mi dispiace per quello che è successo a Michel Landa ieri, perché proprio su un direttamente su una deviazione purtroppo ha preso in pieno un signore e si è fratturato la clavicola, per cui adesso ne avrà pertanto, nello stesso tempo non potrà nemmeno secondo me partecipare al Tour de France. E già il fatto che fanno finta di essere toccati chissà come, sti calciatori si buttano a terra e stanno lì a guardare se effettivamente danno o meno il rigore, il ciclista è tutt'altra cosa, per cui non ha un dolore, anche se il dolore c'è, diventa poi secondario e marginale rispetto all'obiettivo che si pone. Infatti la cosa che mi sono sempre chiesto, ci siamo sempre chiesti, come si gestisce il fisico, ecco, quando si hanno queste manifestazioni a altissimo livello, che poi non è manco come le altre discipline, pure queste da dire, dove si va in campo, diciamo, ecco, in tempi ristretti ogni 3-4 giorni, ma qui si è in sella tutti i giorni, per ore e per ore. Qual è la giornata tipo, ecco, di un professionista durante la manifestazione? Queste in pratica sono 3500 chilometri in 21 giorni, per cui in pratica loro alle spalle hanno una grossa programmazione e nello stesso tempo non è più dovuto al caso come quando correvo io negli anni 80, 70-80. Adesso c'è una programmazione dove ognuno c'ha il suo posto e fanno sì che questo mosaico possa essere completato. Addirittura hanno anche lo psicologo, per cui hanno il nutrizionista, il massaggiatore, che prima c'era, adesso addirittura c'è qualcuno che ha anche quello personale, quindi di conseguenza sono delle programmazioni ben definite, per cui gli obiettivi non sono più come magari negli anni 50, 60, 70, quando si correva e si facevano 3 giri a tappe, per esempio la Vuelta, il Tour de France, il Giro d'Italia. Adesso vanno solo su un appuntamento e si concentrano e programmano quel determinato appuntamento per far sì che poi possa andare al meglio. Professore, vado subito a un aspetto perché mi ha stimolato un'altra curiosità, ecco questo, stavo per fare altre domande, però vado subito a questo aspetto. Mi diceva insomma che i moderni atleti, quelli più grandi, hanno uno staff, un'equipe che lavora per loro, sono coccolati, hanno gli sponsor anche personali, hanno il cappellino di questa ditta e magari la sella di questa. Sono un attimino molto attenzionati, però attenzione, ecco qui tornando ai campioni di una volta, c'è un'enorme differenza dai campioni di una volta, che magari venivano disturbati, si fa per dire, da una telefonata di un giornalista Rai di tanto in tanto. Qui abbiamo gli occhi addosso tutti i minuti, tutti i secondi, questi grandi professionisti, quindi bisogna avere un grande fisico, come si diceva prima, no? Per affrontare questi grandi tour, ma anche una grande psiche, un grande self contro dal punto di vista psicologico, e noi abbiamo esempi eclatanti in questo recente passato di campioni che tutto questo self-control non l'hanno avuto. Posso pronunciare quella parola insomma grossissima, Marco Pantani? Purtroppo là comunque è subentrato anche un discorso un po' della mafia, perché lui comunque è un po' debole, c'è sempre stato, io lo ricordo da quando era ragazzino, perché noi con la squadra ci siamo mossi, tenete presente che noi a dicembre del 2021 faremo 50 anni dalla nostra storia, certo, del team Mazzei, quindi io l'ho visto pedalare già esordiente, lui aveva già un motore abbastanza elevato, aveva un rapporto peso-potenza tale che lo faceva andare in salita a 12, 13, 14 anni con i ragazzi già che erano 17, 18 anni. Là è subentrato un discorso, secondo me, di mafia, quindi di camorra, perché sono quelle situazioni dove lui aveva già vinto quello che doveva vincere e siccome c'erano delle somme da versare a tutti quelli che avevano puntato, là è venuto fuori, in pratica l'hanno fatto credere anche dopato, mentre io lo ricordo quando era esordiente che riusciva a vincere le gare anche con i ragazzi un pochettino più grandi. E ti posso garantire tranquillamente che era una persona, un ragazzo a modo.
L'unica forse pecca che aveva era un po' introverso, però riusciva a esprimersi con i pedali, questo è la cosa bella. Era un ragazzo che effettivamente pedalando dava il meglio di se stesso, era di poche parole, era diciamo era chiuso, però da lì a dire che effettivamente poi lui si è ucciso, non, su questo hanno fatto chiarezza ultimamente, però non le nascondo che io non ci crederò mai al fatto che lui abbia potuto fare un gesto del genere. Professore, lasciamo questo aspetto sull'equilibrio psicofisico del campione e andiamo alla differenza sostanziale che è minore, decisamente minore in questa disciplina sportiva tra amatori e professionisti, proprio per il grande sacrificio che bisogna insomma metterci, impiegare. Ma io, se devo essere sincero, gli amatori attuali in pratica non è che vedo tante differenze fra i sacrifici che fanno gli amatori e i professionisti, è che il fatto che mentre nel professionismo hanno degli stipendi ben precisi, per quanto riguarda gli amatori magari corrono per una medaglia, per un trofeo, però nello stesso tempo si controllano, programmano, per cui si curano, nel senso di parlo di integratori, ma non c'è tutta questa differenza fra gli amatori e il professionista. Professore, quando è stata fondata la società Mazzei a Cosenza? Allora, se ne è parlato già, come le dicevo prima, diciamo 50 anni fa, a dicembre del 2021 faremo 50 anni, perché poi il primo gennaio in pratica del 2022 noi faremo 50 anni. Da lì è venuto fuori perché mio padre era un ex atleta, se non che il mio fratello grande, purtroppo adesso non è più tra noi, era un atleta abbastanza bravo, e la nostra famiglia è stata una famiglia in pratica da atleti di ciclismo in pratica, e da lì è partito, perché noi siamo partiti con la Velo Club Aprigliano per poi passare alla Fortitudo, e mio padre poi si era anche un po' annoiato, dice, ma perché noi dobbiamo portare il nome di alcune società avanti quando quello che facciamo lo facciamo con i sacrifici nostri? Allora si è deciso di creare la società ciclistica Mazzei di Cosenza. Da lì poi è arrivata un'evoluzione un po', diciamo, negli anni un pochettino più, diciamo, dettagliata nel team Mazzei, perché adesso si chiama team Mazzei Club Corridonia. E volevo aggiungere una cosa importante, sì. Vista il discorso della situazione che c'è negli ultimi anni, soprattutto al sud, avevo creato una rete io con la Sicilia e con la Puglia, per cui avevamo creato un gruppo con il team di Monte Rosso Almo 1966 e la terra di Puglia, un terzetto, per far sì che potessimo stare tutti quanti insieme e cercare di creare un gruppo abbastanza nutrito. Purtroppo il Covid ha creato una grossa frattura e spero comunque nel 2022 di poter continuare questo progetto, perché era qualcosa abbastanza importante. Professore, prima è venuto fuori così spontaneamente il discorso di come reperire atleti. Lei mi diceva, io ho la fortuna, vado a scuola con la scuola, eccetera, eccetera. Io le dicevo, insomma, guardando questi girini passare, queste corse anche insomma regionali, queste corse anche di non professionisti, mi venne la passione, mi comprai una Bianchi di seconda mano, ma nel mio paesino d'origine non c'era una squadra, non c'era nulla, non c'erano altri appassionati, quindi mi finì presto questa passione. Le provai un po' tutte sportivamente da giovane, ma ecco, ma adesso tecnicamente le chiedo, ecco, com'è possibile reperire atleti, e soffermiamoci un attimino in più sull'aspetto. Sì, diciamo che col fatto della scuola, ripeto, come le dicevo prima, essendo un insegnante io do molta importanza alla multidisciplina in pratica, quindi mi rendo conto che effettivamente non faccio solo ciclismo, ma bensì curo anche per esempio il duathlon. Io l'anno scorso, anzi 2 anni fa, il 2019, ho vinto il titolo nazionale con i ragazzi della mia scuola di duathlon, corsa a piedi e corsa in bicicletta. Ma io do anche la possibilità, tranne gli sport che sono poi quelli che vanno per la maggiore, il calcio, nella mia scuola per esempio non si fa calcio, nella mia scuola non si fa nemmeno danza, ma io non ho nulla contro il calcio, nulla contro la danza, però siccome ci sono sport minori, io ho fatto conoscere anche nella mia scuola per esempio il baseball, ho fatto conoscere che cos'era il Vortex. Io le prime volte che ho portato qualche decennio fa il Vortex a scuola, e i ragazzi mi guardavano e dicevano, prof, ma questo che cos'è, una bomba o un razzo?
Allora mi facevano sorridere queste cose, perché con me comunque in ogni caso fanno attività a 360 gradi. Poi logicamente mi rendo conto che avrei dei ragazzi più portati verso gli sport di resistenza, quindi io prendo quei 4, 5, 6 elementi che poi li inserisco a livello ciclistico. Da quest'anno però ho intrapreso un altro tipo di discorso anche con i genitori, perché sto cercando di coinvolgere i genitori col fatto che ci siano queste biciclette ormai, le bike che sono con la pedalata assistita. Immagini. Sto cercando di creare un gruppo fra genitori e ragazzi, in modo tale che noi quando ci spostiamo nelle parti per esempio della Sila, dove ci sono delle piste e delle strade abbastanza tranquille, faccio fare attività anche ai genitori e diventano giornate abbastanza importanti e si divertono tutti, quindi i ragazzi sono tranquilli perché hanno anche alle spalle i genitori e nello stesso tempo i genitori fanno attività sia il papà che la mamma, attenzione, quindi da quest'anno io gennaio ho già intrapreso questo tipo di attività e per il momento abbiamo più di 25 ragazzi con 25 genitori e quindi che sono 50 che fanno attività, che vanno dai giovanissimi, in pratica da ragazzi da 7 anni fino ad arrivare ai 14 o 15. Purtroppo il discorso non posso andare oltre i 15-16 anni, quindi parliamo degli allievi, perché poi gli juniors hanno una programmazione abbastanza importante e molto devono essere seguiti e noi non abbiamo nemmeno la possibilità purtroppo di seguirli all'esterno, quindi io così come ho intrapreso questo tipo di rapporto con le Marche, ho una squadra dove posso poggiare tranquillamente i ragazzi juniors che hanno 17-18 anni nelle Marche, ma ciò non toglie che ci sono anche dei ragazzini di 16 anni, allievi, che sono andati con il gruppo sportivo Fiorini, che è uno dei migliori gruppi che c'è in Italia, a più di 100 maglie di campione d'Italia, per cui diciamo è un gruppo che va veramente alla grande. Professore, lei ci sta anche guardando e vede un po' anche che cosa propone la regia, perché ci sono alcune clip che adesso manderemo in ordine sparso e lei mi dirà le attività che stiamo vedendo, dai più piccoli, piccolissimi, a quelli un po' più grandicelli, lei già mi forniva qualche indicazione anagrafica, quindi l'attività che si fa a scuola e scolastica sempre, ma fuori dalla scuola, là dove c'è possibilità. Cosa stiamo vedendo adesso, professore? Professore Mazzei, ci commenti queste immagini, cosa stiamo vedendo? Sì. No, allora, questa immagine in pratica è stato un mio progetto fatto con altre due scuole di Rende, dove in pratica sono a scuola, e abbiamo preso i ragazzi di prima media, che sono quelli che secondo me hanno bisogno, in quanto nelle scuole primarie non fanno tanta attività motoria, e abbiamo fatto un circuito all'interno di un campo da calcio a 5 e abbiamo fatto una manifestazione e i ragazzi hanno corso i 300 metri, poi hanno fatto salti in lungo, hanno fatto vortex e infine addirittura c'è stato anche un'esibizione di frisbee. Non so se adesso su queste immagini si può vedere tutto, però sono delle attività che in pratica io faccio a scuola, ma 360 giorni all'anno, attenzione, anche durante il periodo estivo, io a luglio e ad agosto, tranne il periodo che vado al mare, in pratica i ragazzi vanno in vacanza, altrimenti io sono sempre con i ragazzi, per cui è un tipo di lavoro che mi porta poi ad avere magari un gruppo di ragazzi e soprattutto dei risultati abbastanza importanti. Prova ne è il fatto, come le dicevo, che l'anno scorso, due anni fa, a Porto Sant'Elpidio, io ho fatto attività e ho vinto il titolo nazionale. Questi invece stanno facendo in pratica ciclocross, ed è un gruppo che qui sul parco acquatico sul Rende stanno facendo attività, tenendo presente che c'ho anche le ragazzine che sono molto brave, sì. Quindi non è facile poi reperire delle ragazzine e fare questo tipo di attività. Sì, non sono manco le abitudini, diciamo così, le imitazioni facili, ecco, in questo settore. Senta, l'altro giorno, io poco tempo fa anzi, ho avuto anche qui il nostro ospite Condipodero, il presidente del CONI, ora anche rieletto, e non era contentissimo, felicissimo l'attività che si fa a scuola in Calabria, anche qui a Macchia di Leopardo è spesso un pretesto la mancanza della struttura e sempre dipende piuttosto dalla volontà di questo o quell'altro professore. Ecco,
diciamo così, che anche professori di vecchia tempra come lei, professore Mazzei, possono fare la differenza. Ecco, qual è la situazione dell'attività sportiva nella scuola calabrese? Allora, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, in pratica. È facile dire mi manca questo o quest'altro. Appunto. Io posso dire tranquillamente che ho a disposizione un campo da calcio e un campo da pallavolo, non ho una palestra, per cui nonostante tutto io ho vinto titoli a livello provinciale e regionale della pallavolo, del basket, o dall'atletica leggera, perché no? Io nel 2016 sono stato campione regionale, 2016-2017 sono stato campione regionale di atletica leggera con la scuola, pur non avendo mai, diciamo, solcato mai un campo di atletica leggera. Quindi sta a significare che effettivamente volendo si può fare tranquillamente tutto. Se poi vogliamo andare a cercare cavilli perché non possiamo fare quello, perché non abbiamo quell'altro, questo secondo me lascia il tempo che trovano. Quindi si può fare tranquillamente tutto, senza nessun problema, con poco. L'attività del ciclismo e la multidisciplinarietà, che cosa è, professore, questa, sì, che cosa è questo studio? Quello che le dicevo prima, sono un tipo che crede nella multidisciplina, per cui quando vado a fare il ciclista, in pratica vado a formare il ciclista, in questo uso un termine un po' particolare, plasmare il ciclista, sì, io alla base ho una preparazione ben importante, per cui sia dal punto di vista atleta proprio a secco, senza la bicicletta, che dal punto di vista proprio come motivazione. Per cui io trovo questi ragazzini, una volta che involucrano la bicicletta, con una motivazione ben precisa, perché sanno già cosa fare. Loro con me lavorano a 360 gradi, come le dicevo prima, ma addirittura in bicicletta io faccio quattro attività, che non è soltanto la bicicletta e il Giro d'Italia. Faccio, come ha visto, il ciclocross, la mountain bike e non ultimo il ciclismo su pista. Quindi vado a curare delle attività che formano l'atleta in questo caso e danno la possibilità a questi ragazzi di farsi vedere. Per esempio il ragazzino che è andato adesso a Milano e a Seveso con la Fiorin è un ragazzo, per esempio, che in pista è molto forte, per cui questo avrà secondo me anche in pista un grosso futuro. Speriamo. Senta, la programmazione nel ciclismo come è articolata? Guardi, un tempo la nostra programmazione era diversa. Noi quando facevamo il ciclista, in pratica vi parlo di 40 anni fa, la mattina si alzava, si andava a toccare il polso per vedere se effettivamente la frequenza cardiaca andava o non andava, se era alto o meno. Invece adesso ci sono dei programmi ben precisi. Allora, io per il momento con i ragazzi uso il cardiofrequenzimetro, quindi ho la trasmissione con l'app, con le onde telemetriche che durante l'allenamento mi danno la possibilità di avere sotto controllo ogni cardiofrequenzimetro, in pratica di ogni ragazzo. Certo. Ma a livello, diciamo, dei più adulti, adesso esiste anche il power meter, per cui si possono fare anche sulla potenza, si possono fare anche dei lavori abbastanza importanti. Diciamo, sono delle programmazioni diverse, ma che sono delle programmazioni che danno la possibilità soprattutto a questi livelli di fare dei lavori e soprattutto di tenere sotto controllo il cuore, in questo caso che organo propulsore è importante, e di non fare eccessivi sforzi, perché spesso magari si ricade soprattutto sul fatto del superallenamento o addirittura nella specializzazione, diciamo, giovanile, così come succede per esempio anche ultimamente nell'acrobatica. Cioè, ragazzi già a 5, 6, 7 anni sono così a fare 7, 8, 10 ore di allenamento al giorno per poi magari dopo a 14, 15 anni abbandonare. E io questo ho cercato di dare anche questo tipo di discorso, ho cercato di spostarmi più sulla specializzazione più lontano possibile, così ho la possibilità di tenere questi ragazzi più a lungo possibile, tenendo presente che una volta che ho i ragazzi a 15, 16 anni vado a toccare anche e vado a togliere dalla strada questi ragazzi, per cui l'alcol, il fumo, certo, o piuttosto che altre cose vengono allontanate, vengono accantonate, perché loro, i ragazzi, sono impegnati, e questa per me è una cosa importante che va a prescindere poi se diventerà un campione o meno. Anche se devo essere sincero, nel mio piccolo, nel nostro piccolo a Calabrese, ci sono state anche persone che io ho allenato che hanno fatto i professionisti. Posso tranquillamente citare, prego, a Francesco Reda. Posso dire tranquillamente anche a Giuseppe Correale, passato con la Bottecchia, però dopo un paio di mesi è ritornato a casa perché non è riuscita a stare lontano dalla famiglia. Posso citare mia nipote che ha fatto la Elite, una professionista, una ragazzina
adesso ha 30 anni e ha fatto la professionista per 2 anni. Diciamo, nel nostro piccolo abbiamo fatto cose abbastanza egregie, certo. Ma in Calabria non ci sono stati soltanto questi, attenzione, c'è stato Sgambelluri a Siderno, Roberto Sgambelluri, che è un collega di educazione fisica, una persona veramente in gamba, e ci sentiamo spesso, abbiamo dei grossi contatti, e c'è stato Laganà, Sergio Laganà, diciamo, ci sono state tantissime persone, per esempio anche il noto Pozzo Vivo. Lui è di Matera, della provincia di Matera, Montalbano, però ha sposato una di Cosenza, per cui lui vive qui a Cosenza. Adesso è calabrese di adozione, però in ogni caso comunque è al confine con la Calabria, quindi nel nostro piccolo, nonostante tutto, le forze sono quelle che sono, però noi abbiamo dato tantissima forza al civismo italiano. E invece adesso la situazione qual è? Ma nel complesso, professore Mazzei, non soltanto dal punto di vista scolastico, eccetera, eccetera, ma anche come associazionismo, come movimento in Calabria, noi dal nostro osservatorio vediamo piuttosto società che scompaiono piuttosto che apparire. Basta pensare che eravamo fino a un decennio fa 130 associazioni ASD, adesso siamo più o meno intorno a 30-35 associazioni, ma tenendo presente che siamo forse 2 o 3 le società a livello calabrese che facciamo attività con i ragazzi a livello giovanile, la maggior parte di quelli che sono iscritti in pratica fanno a livello amatoriale, e purtroppo è una situazione veramente triste, perché mi rendo conto che effettivamente il ciclismo in Calabria, non dico che è finito, perché questo no, perché fin quando avrò vita io porterò avanti sempre il discorso di cercare di portare avanti il discorso mio come insegnante e nello stesso tempo come ex atleta, ex ciclista, però la vedo veramente grigia, perché effettivamente non vedo soprattutto un ricambio. Io tutti i ragazzi che ho avuto, pochissimi ragazzi sono rimasti nell'ambiente ciclistico, qualcuno magari fa l'atleta amatoriale, altri invece anche avvicinati da me non vogliono magari saperne, perché in pratica è un impegno gravoso, perché le famiglie hanno la priorità e cose che magari ce l'ho pure io la famiglia, però mi rendo conto che alcune volte l'ho dovuto mettere anche da parte. Perché se uno effettivamente ama uno sport, effettivamente si deve comunque impegnare e dare il massimo per questo sport. Purtroppo, ripeto, non è rosea come situazione. Professore Mazzei, prendiamo un po' di fiato, però lo facciamo in maniera abbastanza utile, nel senso abbiamo un'altra clip andando così a riemergerci nel passato, andando a gustare le immagini di qualche leggendario, di qualche mito del ciclismo. Al ritorno ci occuperemo di un aspetto importantissimo, che è quello della sicurezza del ciclista, perché quanti morti abbiamo pianto, amatori e professionisti. A tra poco, professore Mazzei. Il ciclismo, e in particolare il Giro d'Italia, vive da sempre di grandi rivalità. Dai duelli dell'origine fra Costante Girardengo e Alfredo Binda, alle mitiche sfide fra Gino Bartali e Fausto Coppi, che diedero vita al primo vero grande duello del ciclismo e infiammarono l'Italia da metà degli anni 30 agli anni 50. Mi chiamo Coletto Agostino, sono nato ad Avigliana il 14/8/27. Per trovare altri epici duelli bisogna aspettare i primi confronti fra Vittorio Adorni e Felice Gimondi, tra lo stesso Gimondi e Gianni Motta, ma soprattutto l'esplosione di Eddy Merckx, il Cannibale, che per oltre un decennio incrocerà ruote e vittorie proprio con Gimondi. Sono Nino De Filippis, nato a Torino nel lontano 1932. Da giovane mi chiamavano il CIT perché a 20 anni ero già professionista. Un'altra accesa rivalità è quella fra Francesco Moser e Giuseppe Saronni, che vede per la prima volta il tifo organizzato in club. E Moser, nel suo magico 1984, assomma sino a 53.000 appassionati. È venuta fuori la passione di fare delle gare, trascinato naturalmente dagli amici. Ero assolutamente normalissimo, andavo bene in salita e mi sono sempre accontentato di pochi risultati. Gli anni 80 sono segnati anche dalle grandi sfide di Moser contro Fignon e Hinault. Gli anni 90 invece si apriranno con i grandi duelli fra Bugno e Chiappucci e si chiuderanno con le epiche sfide in montagna fra Marco Pantani e il russo Pavel Tonkov. Io ho fatto 10 anni di pista al velodromo e conoscendo tutti i grandi campioni.
contro Pantani hanno battagliato in salita anche Garzelli e Gotti, Indurain, Armstrong e Simoni. Tutti rimasti troppo presto, orfani del più grande scalatore visto dai tempi di Charlie Gall. Io sono Valerio Zuliani e fin da bambino ero appassionato di ciclismo perché mio papà andava in bicicletta e appena è stato possibile ho iniziato a correre nelle categorie giovanili. Correndo ho poi conosciuto anche i campioni, gli idoli di allora. Estremamente difficile e non potevo permettermi di cercare di sorprenderlo, magari perché lui in contropiede mi staccava e quindi mi faceva fare brutta figura. Gimondi era un corridore difficile da battere perché non mollava mai, è un grande sportivo con molto carattere e che quando sono arrivato, perché è un po' più vecchio di me, aveva già vinto un Giro di Francia, aveva già vinto Parigi-Roubaix. Nel 1976, a 34 anni, dopo 10 di battaglie sulle strade di tutto il mondo, Gimondi si toglie l'enorme soddisfazione di battere Merckx al Giro d'Italia. Il bergamasco, al terzo successo nella Corsa Rosa dopo quelli del 1967 e del 1969, precede di 19 secondi un altro belga, Johan de Muynck, e l'italiano Fausto Bertoglio, campione uscente che in questa edizione, la numero 59, perde la piazza d'onore nella tappa cronometro di Arcore, decisiva per la classifica finale. Figlio di Mosè, di una portalettere che la posta la consegna in bicicletta, Felice nasce a Sedrina, nella campagna di Bergamo, il 29 settembre 1942. Al ciclismo si avvicina sul serio intorno ai 18 anni, quando inizia a correre nella Unione Sportiva Sedrinese, squadra locale nella quale milita anche da dilettante. Il primo acuto della carriera è del 1964 al Tour de l'Avenir, sorta di piccolo Giro di Francia per dilettanti e trampolino di lancio verso il professionismo. L'anno successivo veste la maglia della Salvarani e si conferma subito il campione emergente, conquistando un sorprendente terzo posto al Giro d'Italia, vinto dal suo capitano Vittorio Adorni davanti a Italo Zilioli. Un mese dopo, per sostituire un compagno di squadra ammalato, va a fare da spalla ad Adorni al Tour de France. Il suo primo tour comincia in sordina da umile gregario al servizio di Capitano Adorni. Ma il numero uno della Salvarani sul Tourmalet viene fermato da una indisposizione e solo allora Gimondi può liberare il proprio talento. Stacca il francese Raymond Poulidor in montagna e lo annichilisce a cronometro. E così, al debutto nella Grand Boucle, fa subito centro. Lui che nemmeno doveva partecipare. Siamo tornati, professore Mazzè, ci siamo un attimino concessi a queste immagini, ma ce ne erano ben altre, voglio dire, ma insomma, giusto per riassaporare i grandi campioni. Ma il suo grande campione qual è? Lei è tifoso piuttosto di quale grande campione è stato? Allora, sembrerebbe strano, ma io quando correvo a Napoli, correvo con la Felice Gimondi di Pianura, di Napoli, per cui è rimasto sempre per me un Gimondi, quello che era il massimo Gimondi, anche perché così come abbiamo visto si è confrontato con il Cannibale, con Merckx, sì. Nonostante tutto Gimondi ha dato del suo tranquillamente, ha vinto delle gare, ha vinto anche i mondiali battendo anche di Merckx, per cui mi è rimasto proprio lui, proprio Gimondi, proprio nel cuore. E poi un altro subito dopo, in pratica dopo gli anni a seguire, c'è stato Saronni,
Beppe Saronni, perché io ho conosciuto il fratello nel 79 che al militare, perché abbiamo fatto la compagnia atleti insieme, e da lì praticamente mi sono anche appassionato a essere amico di Alberto, che è Saronni, e con Giuseppe in pratica abbiamo scambiato ogni tanto qualche telefonata. Quindi ho due nel cuore. In primis c'è ormai purtroppo non c'è più il nostro Felice, e certo, poi Giuseppe e Peppe Saronni. E poi abbiamo tantissime classiche diverse. Volevo aggiungere una cosa, io lo volevo lasciare per ultimo, però io volevo anche sottolineare il fatto che abbiamo avuto un ciclista qui in Calabria, che è Pino Faraca, purtroppo adesso non è più tra noi, che ha fatto undicesimo al Giro d'Italia, maglia bianca, quindi col miglior giovane. E lui secondo me è stato uno dei massimi esponenti della nostra Calabria, ci ha dato tanto lustro alla nostra Calabria. Avrei voluto magari fare un quadro, però non vorrei che magari fra una cosa e l'altra dimenticavo. No, assolutamente, Pino Faraca per me rimane nel cuore, perché era un fratello per me. Abitavamo vicini da ragazzini, per cui siamo sempre stati molto amici, e addirittura anche i nostri figli sono stati compagni di classe, di scuola, per cui c'era un affetto, diciamo, molto, molto, diciamo, molto forte nei suoi confronti. Fulgido esempio, e ne abbiamo avuti quindi anche di campioni in Calabria. Le stavo dicendo appunto, professore, e poi abbiamo tantissimi giri, tour, chiamiamoli come vogliamo, classiche, classicissime, eccetera, eccetera, che però hanno avuto tutte quante loro alti e bassi, corsi e ricorsi storici. Diciamo così, oggi chi si mantiene in piedi saldamente, e invece qualche tour che ha perso importanza in quest'ultimo tratto temporale. Ma hanno preso piede anche il Giro della Polonia, ma addirittura fanno delle manifestazioni in America e anche al Sud Africa. Diciamo che quelli che restano, diciamo che sono quelli più conosciuti, sono sempre gli stessi. Si parla prima del Tour de France, del Giro d'Italia, sebbene, se devo essere sincero, facendo un discorso anche dal punto di vista proprio del percorso, i percorsi che si fanno al Giro d'Italia sono di gran lunga più belli, ma nello stesso tempo anche molto più impegnativi rispetto a quelli che si fanno al Tour de France. E poi c'è l'altro, che secondo me è il terzo in ordine, che è la Vuelta di Spagna in pratica. Poi ci sono il Giro di Romandia, il Giro di Svizzera e quant'altro, però diciamo lasciano il tempo che trovano. Fermo restando che, diciamo, quelli cardine, proprio quelli forti, importanti, restano sempre i soliti tre: Giro, Tour e Vuelta. È difficile fare ciclismo, andiamo a quell'aspetto adesso che dicevo prima del lancio della clip sui miti, ecco, la sicurezza nelle strade. Abbiamo pianto tantissime morti di amatori, di professionisti, anche gruppi, insomma, quando si esce in gruppo non si sta mai tranquilli, non si sa quanti rischi, insomma, in quel giorno uno può subire. Ma abbiamo pianto questi morti, però per un certo periodo poi ci siamo subito dimenticati. Fino a quando poi non si riverifica un nuovo caso tragico. Ma per la sicurezza sulla strada dei ciclisti credo che mai sia stato fatto qualcosa, o cosa? No, è stato fatto qualcosa, ma diciamo una cosa molto molto soft. Appunto. Allora, siccome adesso combinazione, nemmeno farlo apposta, perché c'è vicepresidente della Federazione Ciclistica, Norma Gimondi, e allora ho letto poco tempo fa un trafiletto dove una delle prime cose da fare è regolamentare in pratica l'attività e soprattutto il fatto del discorso della sicurezza nel ciclismo in particolare. Io sono fiducioso perché ho avuto anche modo di parlare con Norma Gimondi e vi posso garantire tranquillamente che è una persona a modo, ex atleta, figlio da atleta che conosciamo, il grande campione, ma nello stesso tempo ha le idee molto chiare, quindi io su questo sono molto fiducioso. Ora parliamo non della bicicletta, professore Mazzei, ma delle biciclette, perché in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, sono nate anche nuove discipline. Intanto il piacere di stare sulle due ruote è sempre quello uguale, è immenso, però cambia la bicicletta, insomma, la bicicletta per andare sullo sterrato, in campagna, eccetera, eccetera, fare sport diversi, eccetera, eccetera. Ecco, ma è cambiato tanto rispetto alla bicicletta di una volta, anche quella stessa, voglio dire,
dire, dei professionisti al Giro d'Italia, no? Oggi vediamo che con un dito solleviamo la bicicletta, una volta insomma bisognava metterci tutte le forze possibili e immaginabili. Poi c'è quello di Cichile una volta, per cui erano, si parlava di acciaio, adesso sono tutti in carbonio, addirittura ultimamente è stata fatta una modifica che prima c'erano i freni a rim che si frenava direttamente sul cerchio, adesso invece esistono i disc, per cui la frenata soprattutto anche in tempi come oggi, come la gara di oggi, che stanno correndo sotto l'acqua e il freddo, è importante anche perché il disc in pratica dà la possibilità di frenare meglio, di essere molto 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 scattanti. Ma ci sono state tantissime come dire, evoluzioni, a iniziare dalla mountain bike, dal ciclocross, ma addirittura anche la FAT che va a fare attività all'interno sulla spiaggia. Quindi diciamo che se uno vuole fare attività tranquillamente può trovare tranquillamente lo spazio che vuole, perché c'è la possibilità con queste evoluzioni, oltre al peso, ma ci sono tantissime proprio varietà proprio di attività. Addirittura adesso stanno organizzando, per esempio in Sila, e io ho dei contatti, dove stanno organizzando delle gite all'interno in pratica del parco qui, della zona dei laghi, sì. Dove con due giorni si può tranquillamente mangiare, fare le escursioni e nello stesso tempo pernottare. Per cui nel giro di 60-70 euro si possono fare tranquillamente due giornate. E addirittura c'è anche la possibilità di avere anche la bicicletta. Per esempio posso fare non pubblicità, però sono quelle che stanno andando per la maggiore. Per esempio c'è Itinero che sta facendo un discorso abbastanza grande per far sì che possa conoscere anche chi arriva dall'esterno, far conoscere in pratica il nostro territorio. È veramente bello. Insomma, come è cambiata la bicicletta, la maniera di andare in bicicletta, il cicloturismo, adesso si parla anche di ciclovie, no? Che attraversano insomma intere nazioni, non soltanto, ecco, noi eravamo abituati insomma noi comuni mortali alla mera pista ciclabile locale, invece adesso si parla di grandi ciclovie. Professore, stiamo concludendo, c'è poco tempo, allora intanto io andrei subito con un piccolo spot, perché poi ci concediamo, perché lei vedo che insomma è interessato giustamente al giro in atto, cioè alla tappa odierna, quindi io torno adesso felicemente anche su questo argomento, ma intanto la clip sul Giro d'Italia e poi parliamo del Giro propriamente. L'abbiamo criticata all'inizio, professore, siamo sinceri, voglio dire, ma perché non passa alla Calabria, non per altro, però dobbiamo pure dire che ha 90 anni ma non li dimostra, forse perché ha quella capacità di rinnovarsi di anno in anno. Che ne pensa? Ma diciamo che il fascino è sempre quello solito, è che il discorso che se ci fosse la possibilità in pratica di farlo passare negli anni a venire al sud, forse avremmo diciamo, un ritorno anche dal punto di vista di qualche ragazzo che si avvicina allo sport, non più magari andare a pescare solo esclusivamente nella scuola, ma anche vedere i ciclisti, come magari è successo a lei, vedere i ciclisti che passavano sulla strada, il ragazzo può tranquillamente inforcare e avere voglia di andare in bicicletta e perché no, eventualmente anche fare il professionista. È il problema sempre quello. E senta, chi vince questo giro, professore? Diciamo che all'inizio io ero per Nibali, poi ultimamente purtroppo per una caduta si è avuto la frattura, nonché operato lo scafoide. Io diciamo che da italiano vorrei che vincesse Nibali, ma per un semplice motivo, anche perché ormai sta andando avanti con l'età. E vorrei che chiudesse questa, diciamo, la sua carriera è stata molto 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 importante, vorrei che chiudesse almeno con un giro d'Italia. Ci sono elementi
come Soler, secondo me, perché queste sono persone che possono uscire all'ultimo, così come Ejedal, così come diciamo che un altro che mi fa molto, molto pensare in modo positivo è il nostro Cicconi, perché Cicconi, questo è uno scalatore, probabilmente non sarà lui che vincerà il giro, però secondo me farà qualcosa di abbastanza egregio nei 10, secondo me, se tutto andrà bene, perché non ci sono tante cronometro, sì, perché la cronometro poi è quella finale, che è l'ultimo giorno utile, là il padrone è soltanto il Super Ganna e Top Ganna, quindi non ci sono altri rivali. Comunque stiamo entrando nella fase topica, ecco, anche quella più difficile, quella insomma decisiva, giusto? E dove magari Nibali può dire la sua. Ma dipende come esce fuori da questi 15 giorni. Se riesce a contenersi e riesce a dare come dire, continuità nell'ultima settimana, non mi nascondo che potrebbe essere una bella sorpresa. Un'ultima cosa, professore Mazzei, poi chiudiamo. Ecco, sì, abbiamo visto diversi spot per questo o quell'altro, perché insomma la gente si appassiona o si riappassiona in ciclismo, ma da una persona navigata, storica, quale lei, da lei ci aspettiamo adesso uno spot, ecco, così ce lo faccia con le sue parole in questo momento in chiusura, su come avvicinarsi al ciclismo e perché avvicinarsi al ciclismo. Ma io, come dicevo prima, secondo me è soprattutto avvicinare anche le famiglie, fare gruppo con le famiglie, perché in pratica i ragazzini, anche quelli più piccoli, perché io quest'anno ho un gruppo abbastanza nutrito di ragazzini da 7 a 12 anni, e sono avvicinati i genitori, facendo capire effettivamente com'è, che cosa significa fare attività all'aperto e fare attività soprattutto in sicurezza. A tal proposito mi ha dato la possibilità, ecco, di sottolineare questa, perché ci tengo molto. Io purtroppo, vivendo tra Cosenza e Rende, perché sa perfettamente che Cosenza e Rende sono attaccati in pratica, sì, non sono riuscito mai a entrare nel discorso di farmi dare un pezzo di terra o addirittura un pezzo d'asfalto per poter fare attività in sicurezza a questi ragazzi, per cui le ho provate di tutto e di più. L'unica cosa che adesso rimane, ripeto, sono quelle di avvicinare le famiglie e cercare di coinvolgere le famiglie e far sì che proprio tutta la famiglia possa fare attività e tenercele vicine, che poi, chi lo sa, può darsi pure che qualcuno di questi ragazzini possa diventare poi un futuro professionista. Evviva il Giro d'Italia, evviva il ciclismo, grazie professore Mazzei, è stato un piacere. Il ciclismo è vita. Grazie professore Mazzei, a presto sentirla. Bene, torniamo in studio e quindi termina qui questo appuntamento, questa news odierno. Ciclismo, sport ogni tanto va bene, a domani per un altro appuntamento con 60 News e un altro argomento da trattare. Grazie e buona serata. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa.
Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.